È stato rapito a Roma il duca Massimiliano Grazioli. 5 individui armati e mascherati lo hanno bloccato in via della Marciliana, nei pressi della Salaria. Secondo la testimonianza del fattore che lo seguiva su un'altra auto, i banditi sono fuggiti con la stessa auto del rapito. Apprendiamo adesso che l'auto è stata ritrovata e che i rapitori si sarebbero fatti vivi per telefono ai familiari chiedendo un riscatto di 10 miliardi. Giuseppe Pucci è ormai temuto e stimato in ambito criminale. Ha ottimi canali per la ricettazione, è molto conosciuto nell'ambito delle corse dei cavalli. Agli scommettitori clandestini presta a strozzo i soldi accumulati con le rapine, riuscendo così a riciclare il denaro e nello stesso tempo ad ottenere ampi guadagni. E dopo Giansanti ci si riprova, si cerca un'altra vittima. Anzi, forse due, perché nel novembre 77 avvengono due casi di sequestro, uno dei quali, in realtà, si riduce a tentato sequestro, perché è un buco nell'acqua. Avvengono a distanza di quasi due settimane tra loro, il 7 e il 19 novembre. E mentre nel primo partecipano quasi tutti gli appartenenti alla futura banda della Magliana, nel secondo sono presenti solo alcuni, perché il sequestro è progettato da altri. Partiamo dal secondo. È il 19 novembre 1977, quando il costruttore Vincenzo Ciriello, di 63 anni, sfugge al tentato sequestro in via Fedro, quartiere Montemario. Mentre era in casa, viene affrontato in strada da alcuni uomini. Uno balza fuori da un furgone rosso che ha bloccato la strada, si avvicina alla Mercedes del costruttore e ne spacca il vetro. Ma quest'ultimo reagisce, estrae una pistola e fa fuoco verso il suo assalitore, colpendolo al petto e dal collo. Gli altri quattro partecipanti abbandonano il complice e fuggono. Il ferito, arrestato subito dopo dagli agenti, è il 34enne Marcello De Folchi, uno che fa parte del gruppo di Tiberio Cason, il boss di Centocelle, uomini legati alla ormai dissolta banda dei marsigliesi. Qualche giorno dopo, la polizia trova l'Alfa 2000 usata dai banditi per la fuga. È intestata a un certo Gianfranco Merli, che ne ha regolarmente denunciato il furto. Come l'Alfa, è stato rubato anche il furgone usato per sbarrare la strada in via Fedro, al cui interno vengono trovate ancora delle cassette di verdura. All'operazione partecipa certamente qualcuno del sodalizio Giuseppucci Abbatino. Ma non quest'ultimo, che anzi entra nel mirino di Vincenzo Femia, uno degli organizzatori del rapimento, quello delle Ndrine calabresi, che vorrebbe eliminare Abbatino per la sua defezione, considerandolo un pericoloso testimone. A garantire per Abbatino è Raffaele Pernasetti, che gli salva così la vita. Il triangolo Giuseppucci Abbatino De Pedis, cui è legato Pernasetti, appare già solido, pur essendo in quell'epoca De Pedis detenuto. 12 giorni prima, però, era avvenuto il vero botto. 7 novembre 1977. Il duca Massimiliano Grazioli, l'ante delle rovere, 66 anni, proprietario terriero, viene rapito. Il duca Grazioli è sposato con Isabella Perrone, sorella di Alessandro Perrone, editore del quotidiano genovese Il Secolo XIX. Dopo poco più di un'ora giunge una telefonata alla famiglia del sequestrato. L'anonimo vuole 10 miliardi per la liberazione del duca. Grazioli, come quasi ogni giorno, si reca nei terreni di sua proprietà, una vasta estensione di 584 ettari, una zona deserta, subito dopo la borgata di Sette Bagni. Per chilometri ci sono solo campi, interrotti da qualche cascinale. La BMW 3200 grigio metallizzata di Massimiliano Grazioli imbocca via Marcigliana verso le 18:30. La strada collega l'importante nodo stradale di via Salaria con la zona della Bufalotta. Via della Marcigliana sembra fatta apposta per un agguato.
è deserta, solo ogni tanto, qualche coppietta in cerca di intimità. I rapitori si piazzano all'uscita di una stretta curva in discesa e danno buon gioco a fermare la macchina del Duca, che è seguita dalla 126 del fattore Luigi Nanni, di 53 anni. Grazioli ha appena lasciato le torrette, uno dei cascinali di sua proprietà. Quando le auto vengono bloccate, scendono 5 uomini. Il fattore, da dietro, pensa a un incidente stradale. Un uomo armato gli si fa di fronte, parlando un romanesco stretto, e gli punta la pistola, dicendo: «Stai fermo e stai calmo». Il fattore viene fatto scendere e sdraiare per terra. Poi prendono la BMW del Duca e se ne vanno insieme all'auto con cui erano arrivati, lasciando la 126 del fattore senza chiavi. I rapitori abbandonano sulla Salaria la BMW del Duca, utilizzando un'altra auto lasciata nei pressi dell'aeroporto. Benché la famiglia Grazioli sia facoltosa, la cifra richiesta appare spropositata. Ma sembra ormai un vizio di quei tempi: sparare cifre molto alte per accontentarsi di molto meno. I rapitori hanno agito a colpo sicuro, da veri professionisti, e la dritta, anche questa volta, viene da Franco Giuseppucci. Dietro ogni rapimento c'è sempre una talpa, in questo caso si chiama Enrico Mariotti. Un tipo stravagante, uno che ama vestire con abiti militari e frequenta i giovani fascisti dei Pairioli. Gestisce ad Ostia una sala corse, quella sala corse dove Giuseppucci aveva fatto il buttafuori. Mariotti entra in contatto con Giulio Grazioli, 35 anni, figlio del duca Massimiliano. Entrambi hanno la passione per la caccia. Capita addirittura che i due parlino in modo colorito di quel buttafuori della sala corse, di quel Giuseppucci. Mariotti ha modo di conoscere anche il padre e viene a sapere di quel ricco indennizzo appena ricevuto dal duca per la vendita di alcuni terreni. La sera del rapimento, in realtà, erano in 7, tutti armati di pistola ed uno persino con un mitra. Ad alcuni banditi, riuniti nel cosiddetto gruppo di Monte Spaccato, che fa capo ad Antonio Montegrande, un 22enne di Catania, viene affidato il compito di custodire l'ostaggio. I rapitori materiali, invece, sono Abbatino, Castelletti, Giuseppucci, Colafigli, Danesi, Piconi e Giorgio Paradisi. L'uomo viene affidato a quelli di Monte Spaccato. La prima prigione è a Primavalle, che diventa ben presto insicura. Troppo frequentata quella palazzina. Così viene portato in località Valle d'Inferno, in una casa in costruzione sull'Aurelia. Poi un altro trasferimento, nel Salernitano, in una casa di campagna presso una famiglia. Giuseppucci ed Abbatino si dedicano invece alla gestione delle trattative. Il telefonista lo ha portato Paradisi, si chiama Franco Catracchi, detto Spazzolino, per via dei capelli a spazzola. Sa parlare bene l'italiano ed ha già avuto esperienze di quel tipo. Quando chiama, si infila due palline da ping pong in bocca. Per testare l'atteggiamento della famiglia Grazioli, vengono date indicazioni su dove trovare bigliettini con le nuove richieste: bar, cabine telefoniche, cestini. A volte le indicazioni sono volutamente errate per verificare chi si presenti agli appuntamenti. Intanto Mariotti segue la vicenda da buon amico del figlio. Addirittura, il giorno dopo il rapimento, offre a Giulio Grazioli un registratore per le telefonate dei rapitori. Questo atteggiamento premuroso gli consente di accedere a molte confidenze sulla trattativa da parte di Giulio Grazioli, venendo a conoscenza di come si stia muovendo la polizia. La Procura di Roma intanto blocca i beni della famiglia Grazioli. 16 marzo 1977. Sul Messaggero compare un annuncio in codice: Rolex acciaio smarrito. Disposti rapida soluzione riportando Rolex smarrito 7 novembre a noto indirizzo. Sono già passati 40 giorni dal sequestro. Ne passano altri 24 prima che la famiglia trovi in un cestino a Castel Sant'Angelo una lettera del prigioniero e due foto Polaroid, in cui il sequestrato tiene in mano la Nazione.
Il giornale è stato acquistato appositamente per far credere che il duca Grazioli si trovi in Toscana, magari nelle mani di qualche bandito sardo. Per la consegna del riscatto viene scelto Giulio Grazioli. Mariotti informa che l'auto dell'uomo è sempre seguita dai carabinieri. I rapitori decidono quindi di rubare una Golf bianca, di cui impongono l'utilizzo a Giulio Grazioli. Poi lo chiamano su un numero non intercettabile, quello di un amico di Giulio Grazioli, che lo stesso Giulio aveva dato alla banda, tenendo nascosto la cosa agli inquirenti, che considera più interessati alla cattura dei rapitori che alla liberazione di suo padre. Intanto Mariotti viene attenzionato dagli inquirenti e pensa bene di levare le tende, andandosene in Inghilterra, seguendo quella via di fuga inglese che spesso tornerà nell'espatrio di criminali e terroristi legati all'eversione nera. 4 marzo 1978. Arriva la telefonata sul numero dell'amico di Giulio Grazioli. Deve andare alla fermata metro Magliana. Lì, in un cestino dei rifiuti, trova un bigliettino a firma Leone Rosso e deve quindi salire sulla Golf parcheggiata davanti alla stazione. Nel cruscotto dell'auto c'è un altro bigliettino che porta sulla via Cristoforo Colombo, poi un altro a firma Giglio Rosso che lo porta al chilometro 17 della Roma Civitavecchia, da lì un altro che lo porta al chilometro 20 della stessa autostrada. Vicino ad un ponte, l'ultimo bigliettino è insieme ad una foto. Il duca con la barba lunga è una copia del tempo di quel giorno. Il biglietto recita: se tutto andrà bene, riceverai a distanza massima di 24 ore la telefonata di papà. Giulio Grazioli sente urlare da sotto il ponte la parola d'ordine e lancia nel vento un borsone pieno di soldi che tre uomini nel buio raccolgono prima di allontanarsi in auto. Ma in quel momento il duca è già morto. Lo ha ucciso Giovanni Di Gennaro, uno di Monte Spaccato, e lo ha sepolto nelle campagne di San Severino, ucciso a colpi di mitraglietta. Il duca aveva per sbaglio visto in volto uno dei carcerieri e quelli di Monte Spaccato decisero l'eliminazione non senza aver sentito prima Giuseppucci e Abbatino, che non si erano opposti. Il cadavere del duca non verrà mai ritrovato. Vengono pagati 2 miliardi. Uno va alla banda di Monte Spaccato, l'altro a quelli che lo avevano rapito, che si spartiscono circa 70 milioni a testa, più la percentuale del riciclaggio. 15 invece vanno al carcerato Enrico De Pedis. Decidono di fare una cassa comune, di usarla per fare qualcosa insieme. Li riciclano in Svizzera. E per farlo si spostano a Milano, dove incontrano Salvatore Mirabella, un catanese della banda di Francis Turatello, uno che gira con una bomba a mano sotto la giacca. Si dovrà aspettare il 93 e la collaborazione di Abbatino per conoscere chi avesse rapito e ucciso il duca Grazioli. Vengono condannati a 22 anni Mariotti, latitante, Paradisi, Colafigli, Castelletti, Danesi e Piconi. 8 anni vengono chiesti per il collaborante Abbatino. L'ergastolo viene comminato ad Antonio Montegrande e a Francesco De Gennaro come autori dell'omicidio. In appello, inspiegabilmente, Montegrande e De Gennaro vengono assolti per non aver commesso il fatto. Non è probabile che avessero loro il duca. Abbatino, nei loro riguardi, parla di cose che non ha direttamente visto. Per quelli che invece hanno agito con lui, la conoscenza è diretta e le pene rimangono, seppur ridotte a 20 anni, 15 per Colafigli, che deve però rimanere 3 anni in un ospedale psichiatrico. Una soluzione inspiegabile che lascia impuniti i custodi del rapito. Sentenza giustamente annullata dalla Cassazione. Lo stadio è stato spostato più volte, perché stavo oggi nel napoletano, dove ha visto una persona nel viso e si è deciso di eliminare la persona sequestrata.